Zoom in speciale elezioni, un nuovo appuntamento per parlare dei candidati a sindaco, con i candidati a sindaco al comune di Francavilla. Sicuramente una tornata elettorale estremamente importante ed interessante, vivace, c'è grande partecipazione perché i candidati a sindaco sono ben 6 e 19 le liste collegate a vario titolo. Ricordiamo che a Francavilla c'è stata una prematura fine della legislatura guidata da Nicolino Di Quinzio e questo è chiaramente anche oggetto di campagna elettorale, ma soprattutto ci sono le proposte, le prospettive che i 6 candidati a sindaco questa sera ci illustreranno e illustreranno in particolare ai cittadini di Francavilla e l'elettorato al quale si rivolgono. Ve li presento subito velocemente. Carlo De Felice, buonasera. Buonasera a lei, grazie. Buonasera a Gianluca Mastrangelo. Buonasera, grazie. Michele Pezzone, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera a Daniele D'Amario. Buonasera. Buonasera a Rocco Storto. Buonasera. Buonasera a Danilo Luciani. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, andiamo subito a conoscerci meglio. Carlo De Felice, inizio questo giro da lei, finirò con Luciani. Lei rappresenta una coalizione. Ci parli di questa coalizione, una coalizione di centrodestra, ma ci spieghi un po' anche come funziona il centrodestra a Francavilla al Mare e mi passi questa battuta. Sei le liste che la sostengono, UDC, PDL, la destra, Forza Francavilla, Forza del Sud e FLI. Ha detto benissimo, io sono candidato a Francavilla sindaco per elezioni amministrative e sono appoggiato da un'intera coalizione di centrodestra, quindi tutti i partiti e le sigle politiche del centrodestra appoggiano la mia candidatura, il PDL, la destra, FLI, Forza del Sud, Forza Francavilla, che è una lista civica che fa riferimento a Forza Italia e naturalmente l'UDC. Quindi si comprende chiaramente che io sia l'unico candidato reale del centrodestra a Francavilla. Evidentemente i criteri nella scelta del candidato sindaco rispetto al passato nel PDL sono cambiati e i criteri di affidabilità, lealtà, forza elettorale, onestà hanno avuto evidentemente la meglio sull'autoreferenzialità del passato, perché il partito evidentemente ha creduto che avvalendosi della mia persona si potesse avviare anche a Francavilla un ricambio generazionale e un nuovo modo, un nuovo stile nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni. Il vero motivo però che mi ha portato a candidarmi sindaco, a parte la richiesta dei tanti amici che arrivava quotidianamente, a parte la proposta allettante di tutti i partiti del centrodestra, è dipeso soprattutto dal mio grande amore per Francavilla e perché credo che grazie a me e alla mia squadra a Francavilla si possa arrivare a quel cambiamento, lasciatemi passare anche il termine rivoluzione in modo positivo, che questa città ha, di cui questa città ha bisogno. Un altro modo per cui mi sono candidato, un altro motivo è sicuramente perché non sopporto la delega, ma mi interesso direttamente della mia città e per questo mi sono candidato, sperando che questa città, anche grazie a me, possa tornare punto di riferimento certo della costa abruzzese. Gianluca Mastrangelo, anche a lei la stessa domanda, lo ricordiamo che lei è sostenuto da 2 liste, Liberamente Popolare e Città in Vita. Sì, io contrariamente a molti di voi qui presenti sono nuovo alla politica, è una mia prima esperienza, posso dire che ho deciso di spendere direttamente il mio nome per volontà anche di un gruppo di liste civiche, 2 liste civiche che hanno deciso di investire sulla mia persona credendo in una cosa fondamentale, avendo come principio fondamentale questo, cioè restituire la politica ai cittadini, quindi uscire un po' dalle logiche solite che hanno caratterizzato la politica a Francavilla e che ahimè caratterizzano la politica anche in molti altri centri locali. A noi non ci riguardano le lotte di partito, a noi non ci riguardano i frazionamenti all'interno dei partiti, non ci riguardano le lotte per la scelta del candidato sindaco e invece ciò che ci riguarda è Francavilla, i programmi per Francavilla e le idee per Francavilla. Il nostro è un gruppo che lavora e opera sul territorio da ormai 2 anni, in tempi non sospetti ha cominciato a lavorare perché già era a conoscenza del fatto che la politica troppe volte ha fallito troppe occasioni per dare un segnale di svolta a Francavilla. La cosa è sotto gli occhi di tutti, il fallimento dell'ultima amministrazione è qualcosa di emblematico di come la politica possa e abbia fallito totalmente, ci sono stati numerosi cambi di casacca all'interno dell'amministrazione e quindi l'attività di quelli che hanno amministrato e della classe politica di Francavilla è stata prevalentemente un'attività fine a se stessa che non ha tenuto conto minimamente delle esigenze dei cittadini e quindi l'obiettivo finale della nostra azione è quello anche di
inserirsi, di dare, diciamo, un segnale forte e di cercare un ricambio di quella che è la classe politica, perché oggi, ahimè, ai nastri di partenza, al di là dei volti nuovi, più o meno nuovi, si presenta la stessa classe politica che ha amministrato Francavilla negli scorsi 20 anni e con i risultati evidenti sotto gli occhi di tutti. Michele Pezzone, e lei come è arrivato a questa candidatura? Beh, e soprattutto, lo ricordiamo, lei è sostenuto da Sinistra Ecologia e Libertà. Sì, anch'io come Mastrangelo sono nuovo alla politica, anche se penso che ci sono diversi modi di poter fare politica, non solo all'interno dei partiti ma anche all'interno delle associazioni, all'interno del volontariato. Io mi occupo di associazionismo a Francavilla da tanti anni, abbiamo fatto tante battaglie dal punto di vista ambientalista e ho deciso di candidarmi perché la mia lista avrebbe voluto far parte di uno schieramento ampio di centrosinistra. Purtroppo questo non è stato possibile perché non c'è stato modo di avere un contatto con gli altri appartenenti a questo schieramento al momento anche dell'individuazione del candidato sindaco. C'è stata una scelta che poi è stata comunicata all'ultimo minuto. Io sono un collega e anche un amico di Antonio Luciani che stimo personalmente, riteniamo però che non rappresenti la sinistra a Francavilla, non rappresenta quella parte della cittadinanza che ha fatto tante battaglie a favore dell'ambiente. Anch'io ritengo, come ha detto De Felice, che c'è bisogno di una rivoluzione a Francavilla, ma c'è bisogno di una rivoluzione soprattutto del buon senso, perché Francavilla non ha bisogno di grandi opere, ha bisogno di rivalutare soprattutto ciò che ha, e quindi il mio impegno per Francavilla è soprattutto su questo, e poi ovviamente parlerò nel dettaglio di quelli che sono i nostri programmi. Daniele Damario, lo ricordiamo, sostenuto dalle liste Lega Nord, Giustizia Sociale, Viva Francavilla, Le Ali e Movimento per l'Autonomia. Anche lei è un'accezione di centrodestra? Assolutamente sì. E quindi? La mia è una candidatura che viene dal territorio. Per il territorio vorrei ricordare che noi non abbiamo dovuto telefonare a nessuno per riempire le liste, abbiamo semplicemente raccolto delle adesioni. Io mi sono autosospeso dal mio partito, il PDL, del quale comunque condivido ancora i valori. Volevo ricordare che sono ancora in forza la giunta provinciale di Chieti in qualità di assessore del PDL. È evidente che, volevo far riferimento a quello che diceva prima Mastrangelo, sì, purtroppo a Francavilla dobbiamo cambiare il modo di fare la politica, bisogna ridare la parola ai cittadini. Lui diceva ci sono stati cambi di casacca. Io ho risposto alle richieste delle tante persone che a Francavilla chiedevano un modo nuovo di far politica. Questo non lo dico io, addirittura lo certifica l'ex sindaco Nicolino Di Quinzio. Sono stato l'unico che nella scorsa amministrazione sono rimasto al mio posto a tener fede al mandato che i cittadini mi avevano dato, cioè quello di fare opposizione. Molto probabilmente nel mio partito invece i criteri per le scelte dei candidati non sono cambiati, sono sempre le stesse. Arriva qualcuno da Roma e decide. Questa volta il PDL di Francavilla, vorrei ricordare che nelle mie liste sono candidate 16 persone tesserate del PDL, mentre forse nella lista del PDL c'è un solo tesserato del PDL. Quindi ritengo centrodestra forever. Sicuramente sì. Sicuramente sì. Rocco Storto, buonasera. Allora, lei è sostenuto da una lista Aria Nuova. Esatto. La lista Aria Nuova. E soprattutto ci parli della sua candidatura, ecco. La mia candidatura è nata in mezzo al gruppo che diciamo, si è costituito subito dopo la caduta dell'amministrazione di Quinzio. È nata soprattutto dall'esigenza di ridare un po' di speranza al cittadino francavillese, perché negli ultimi anni, diciamo nell'ultimo ventennio, è stato un crescendo di andare verso una direzione. Diciamo, Francavilla ha perso la sua identità. Nel nostro gruppo diciamo, ci sono figure importanti, tutte della società civile, tutte persone che non hanno avuto trascorsi politici, si candidano per la prima volta, però hanno una ferma determinazione e convinzione che è il momento di andare oltre diciamo, i partiti. Certamente questo è solo una fase, noi non crediamo che i partiti possano essere sostituiti da movimenti popolari, però è l'inizio di un percorso per cercare di far modificare certi atteggiamenti diciamo, da parte di chi gestisce i partiti che non sono rispondenti alle reali esigenze dei cittadini.
Quindi diciamo, abbiamo intrapreso questo percorso e l'abbiamo fatto, la mia è una candidatura voluta dal gruppo diciamo, che è nato appunto, che ha dato vita a Aria Nuova, e diciamo, hanno spinto fortemente affinché io lo facessi. Diciamo. Antonio Luciani, lei è il candidato ufficiale del centro-sinistra, manca una costola, piccola o grande che sia, quella del SEL, comunque sostenuto da PD, Francavilla Cambia, Luciani Sindaco e Italia dei Valori. Vedo che anche lei ha difficoltà a capire sì, cosa vabbè, sta però... succedendo sul territorio. È una allora, trasmissione di comunicazione politica, cioè, dobbiamo cercare di informare, certo, i cittadini di Francavilla, l'elettorato di, certo, Francavilla. Le spiego perché, però, perché da che cosa nasce la sua difficoltà. La sua difficoltà nasce dalla stessa motivazione che mi ha convinto a intraprendere questa avventura. Anche io, come collega Mastrangelo, sono la prima candidatura in assoluto, sono conosciuto in ambito calcistico, sono venuto nei vostri studi come presidente del Francavilla Calcio, ho sempre operato nell'ambito cittadino, ma mai mi sono candidato in politica. I cittadini sono stufi di sentir parlare di politica, non si sa a quali livelli, sono stufi di vedere litigi tra gruppi che si spaccano, che creano diverse candidature, sono stufi della politica. Qui il problema è molto più semplice, bisogna convincere le persone che bisogna iniziare a guardare non più i simboli, non più i partiti politici, ma bisogna fare affidamento sui soggetti che sono al centro della politica. È questo che mi ha convinto. Lo stato di degrado nel quale versa Francavilla è una cosa conclamata, evidente, con chiunque, qualsiasi cittadino di Francavilla si rende conto in che stato stiamo a Francavilla. Ebbene, gli altri schieramenti sono composti dagli stessi ed identici soggetti che hanno preso in mano questa città 30 anni fa e non la vogliono lasciare a nessun costo. Io vorrei solo ricordare un esempio, uno dei capolista del mio amico candidato sindaco Daniele D'Amario, Roberto Angelucci, che ha ricoperto il ruolo di assessore nel 1980. Molti sostenitori del caro amico Carlo De Felice sono personaggi noti. Io invito i cittadini a guardare i soggetti, lasciamo stare i simboli, guardiamo i soggetti, riprendiamoci Francavilla. Ho capito che il clima è già caliente, io pensavo si potesse rimandare alla prossima trasmissione, questa più di conoscenza, però è giusto che sia così e che sia soprattutto campagna elettorale. A proposito, io alcuni di voi li avevo contattati per averli qui nei nostri studi per un'intervista quando si facevano alcuni nomi all'indomani della fine dell'esperienza di Quinzio, quindi io approfitterei di questo giro che stavolta inizio da Mastrangelo e finisco con De Felice per una domanda secca: il rapporto tra Mastrangelo e la passata giunta di Quinzio, il suo giudizio? Ma il mio giudizio sulla passata giunta di Quinzio non così può liquidiamo che essere, questo argomento per quanto non riguarda... può che essere negativo, perché insomma abbiamo visto che la città ha eletto e espresso una candidatura a sindaco, quella di Quinzio, dopo un primo turno che ci ha portato al ballottaggio e quindi con un evidente apparentamento tra due forze politiche che non ha dato i suoi frutti, non ha dato buoni frutti, perché, ripeto, questo ha comportato che ognuno dei due gruppi che ha portato alle elezioni di Nicolino Di Quinzio al ballottaggio ha preteso la propria fetta di potere e quindi ha messo sotto ricatto un sindaco che probabilmente privo o non dotato di una sufficiente onestà intellettuale ha deciso, ha ritenuto più opportuno andare avanti e tenere, diciamo così, rimanere seduto su una poltrona anziché prendere atto molto prima di quanto poi è accaduto di qualcosa, dell'impossibilità di governare Francavilla e della necessità di farsi da parte, di riconsegnare e di riportare i francavillesi alle urne molto prima di quanto è successo. Una mia critica è quella invece che faccio anche al Partito Democratico che ha sostenuto Di Quinzio per 3 anni e guarda caso soltanto dopo 3 anni, nonostante ci siano state cose, diciamo così, non proprio lodevoli, siano accadute durante la sua amministrazione, soltanto dopo 3 anni, almeno addirittura dopo 3 anni, ha deciso di staccare la spina, cosa di cui il Partito Democratico oggi si fa vanto, ma che secondo me forse andava fatta molto prima di quello che è accaduto. Già quando molti personaggi dell'opposizione, di quelli che in campagna elettorale erano i più feroci oppositori di
di Guinzio si sono trovati sui banchi della maggioranza. Michele Pezzone, stessa domanda, no? Sì, io non ho avuto alcun contatto con l'amministrazione di Guinzio, ho seguito le vicende da cittadino. L'idea che mi sono fatto è che di Guinzio fosse animato da un genuino intento di cambiare alcune cose a Francavilla. Probabilmente dei metodi molto rudi lo hanno portato anche ad allontanarsi sia dai suoi dipendenti, dai suoi amministratori, collaboratori, ma anche all'interno della struttura comunale. Credo che tutto questo poi si sia ritorto contro di lui, si è trovato nella impossibilità di governare, questo ha determinato una situazione di immobilismo. Di lì ci sono stati poi dei tentativi di fare accordi, apparentamenti, che i cittadinesi francavillesi non hanno capito, arrivando a nominare anche come vice sindaco chi era stato, insomma, il suo avversario nella campagna elettorale. Tutto questo ha portato ad un allontanamento, insomma, dal consenso popolare. Un po' di confusione sicuramente sì, quindi è giusto che l'amministrazione a un certo punto sia caduta e che abbiamo quindi qui la possibilità di ricominciare da capo. Stesso quesito, come liquida da Mario l'esperienza di Guinzio? Guardi, se la liquida. Assolutamente sì, voglio dire, sono stato l'unico rimasto in opposizione nei 3 anni di mandato di Guinzio, però quello che a Francavilla abbiamo liquidato noi consiglieri quando ci siamo dimessi, decretando lo scioglimento del Consiglio Comunale, non è il sindaco Nicolini di Guinzio, è il modo di far politica di un centrosinistra a Francavilla. Nicolini di Guinzio è stato messo in difficoltà dal primo minuto dal suo partito, poi da Carlo De Felice, il quale lo aveva sostenuto nel ballottaggio ed era presidente del Consiglio, e da un modo di far politica di molti consiglieri che tutte le mattine andavano a tirargli la giacca per problemi personali e non per i problemi di Francavilla. Quindi noi abbiamo bocciato un modo di far politica del centrosinistra a Francavilla, non di Nicolini di Guinzio. Certo che oggi sentire che persone dicono basta e nominano qualche capolista della mia lista evidentemente dimentica chi dice queste cose, che nelle proprie liste magari, e mi riferisco all'amico Antonio Luciani, ha il consigliere regionale Lucrezio Paolini, già UDC, già PDL, che si è candidato con me contro Nicolino Di Guinzio, salvo dopo un mese andare a fare il solito soccorso al vincitore, come Todisco, come Di Girolamo, addirittura ha nelle sue file il vice sindaco di Nicolino Di Guinzio, Carlo Tatasciore, che oggi viene a dire che è nuovo e che è in opposizione ai partiti. Certo che chi si presenta a questa tornata elettorale con i simboli del PD e l'IDV e oggi viene a dire basta la politica a Francavilla, insomma, mi sembra un po' particolare. Rocco Storto, stesso quesito, cerchiamo anche attraverso questi interventi di panare un po' la matassa, tutti interventi che ci aiutano a capire. Prego. Sì, l'amministrazione di Guinzio è nata, secondo me, con dei propositi nobili, perché Francavilla sicuramente aveva bisogno di una svolta, soltanto che per fare questa svolta c'era bisogno di una squadra coesa, compatta, per portare avanti questo tipo di programma. Il difetto principale è stato proprio la mancanza di una squadra che supportasse questo progetto, perché sicuramente qualcosa bisognava fare. Lo dimostra anche il fatto che molti consiglieri della sua area politica, come è stato detto, diciamo, anche dai precedenti interventi, evidentemente sono stati liquidati, ma liquidati per un semplice motivo. Il motivo è così, è facilmente spiegabile, perché chiedevano delle cose che non era possibile dargli, no? Per cui l'anomalia principale sta nel non aver avuto una squadra coesa e compatta per portare avanti quel progetto che io condivido in larga parte. Diciamo. Stessa domanda a Luciani, è opportuno fare dei chiarimenti, no? Sì, assolutamente sì. Anche per capire quelle, perché effettivamente di Guinzio erano nelle file del Partito Democratico. Io parlo, purtroppo non sono abituato alla politica e quindi sono anche molto, molto spontaneo in questo. L'amministrazione di Guinzio non è stata sicuramente un'amministrazione da ricordare. Questo proprio per la capacità dei soggetti, cioè il discorso che facevo prima, non dipende tanto dal colore politico, dalle liste che lo appoggiavano, perché a Francavilla si è fatto fino ad oggi di tutto e di più, cioè si è assistito al candidato sindaco del PDL che è diventato vice sindaco sotto l'amministrazione di centrosinistra, abbiamo visto delle cose pazzesche dal punto di vista politico.
Il problema lo riconduco sempre allo stesso punto, dipende dalla capacità delle persone. Per fare il sindaco in questo paese occorrono determinate qualità. Ahimè, Nicolino non ha dimostrato molto da questo punto di vista, però tutti i miei colleghi che mi hanno preceduto dimenticano quello che è stato forse un merito dell'amministrazione di Quincy. Cioè, Nicolino Di Quincy è riuscito a rompere con un determinato gioco di potere, ha fatto vedere alla città cosa stava succedendo negli anni precedenti, ha fatto vedere alla città cosa era successo con operazioni, chiamiamole di finanza creativa, come quella di Banca Ifis, che è finita sui giornali, ha fatto vedere tanto uno spaccato della vita politica, di quello che era stata la politica a Francavilla fino a quel momento. Ecco, questo merito bisogna riconoscerlo a questa persona. Dopo lui forse ha deviato, è andato troppo ad attaccare le persone, non ha pensato a costruire per il paese, e questo è un'altra storia. Una brevissima risposta al collega Damario, perché giustamente ha osservato nelle mie liste, ha nominato gli unici tre poi dopo la gente saprà giudicare chi è il professor Carlo Tatasciore, saprà giudicare chi è la candidatina di Girolamo, quindi di questo non mi preoccupo. Volevo solo fare una precisazione su Lucrezio Paolini, attuale consigliere regionale, il quale aveva deciso di non candidarsi come consigliere comunale perché uno non ne aveva assolutamente bisogno, due riteneva che fra un paio di anni si poteva in regione, quindi voleva seguire un altro percorso. Allora, la sua candidatura è per me motivo di orgoglio, perché se si è candidato lo ha fatto proprio perché ha capito che siamo di fronte a un momento storico a Francavilla. Lo ha fatto perché ha capito che c'è una persona che non è avvezza alla politica, non ha interessi da difendere e vuole fare qualcosa per Francavilla. Bene, mi piace che tante cose vengono chiarite da una parte e dall'altra, tra l'altro siete tutte qui contemporaneamente, non ci si può nascondere dietro un dito. De Felice, chiaramente la domanda relativamente al rapporto con Di Quincy è rivolta anche a lei, perché lo ricordiamo, nella passata amministrazione era antagonista al primo turno, alleato al ballottaggio e poi... Guardi, mi lasci spendere prima 30 secondi del mio tempo per dire che prendo le distanze dalle beghe che sento in questo tavolo. Io ho grande rispetto invece per tutti coloro che si sono candidati al Consiglio Comunale, per tutti i miei colleghi candidati a sindaci. Non appartengo naturalmente, e non voglio fare polemica per questo, a 20 anni di politica passata. Io sono e guardo al secolo futuro e devo per questo dire che non sono abituato a fare politica tesserando nel mio partito persone che neanche sanno di essere tesserate. Per cui la mia lista è forte, una lista di 16, perché si riferisce da Mario alla lista del PDL, di 16 candidati al Consiglio Comunale, tra l'altro la capolista è l'assessore regionale Carpinetta, per cui di forte ideologia PDL. Il mio rapporto con la giunta di Quincy, è stata per i primi giorni buona, soprattutto con lui, perché ha un merito, come ha detto giustamente il candidato sindaco del PD Antonio Luciani, di aver messo in evidenza la dissennata politica clientelare degli ultimi anni della giunta di Quincy. Poi perché ostaggio, e della giunta Angelucci, chiedo scusa, perché ostaggio del PD non è riuscito a fare un passaggio successivo, cioè ad essere propositivo e a risolvere i problemi della città. Per cui lo dobbiamo ringraziare per un primo passaggio, cioè quello di aver messo in evidenza che per esempio il dissesto economico al quale ci ha portato la giunta Angelucci lo dobbiamo addebitare esclusivamente a quei personaggi che oggi appartengono alla coalizione di Damario, ma allo stesso tempo non ha saputo trovare soluzioni adatte per risolvere questo problema. Quindi di rottura è stato un sindaco importante, un po' meno per la costruzione di un nuovo progetto per Francavilla, ma questo non lo addebito alla persona di Di Quincy, ma soprattutto al suo partito,
che anche a Francavilla ha dimostrato di non essere un partito di governo, ma un partito di opposizione. In contemporanea tante letture di, di un recente passato amministrativo di Francavilla, che è utile anche e soprattutto per capire cosa vogliono fare questi sei candidati per il futuro di Francavilla. Inizio stavolta il giro da Michele Pezzone e lo concludo con Gianluca Mastrangelo. Allora, Pezzone, chiaramente i programmi saranno sicuramente simili, però che cosa fa la differenza tra lei, il suo programma amministrativo e quello degli altri? Sì, mi dà l'occasione in questo modo anche di rispondere ad un'affermazione del collega Antonio Luciani. È vero, è bene presentarsi personalmente e anche i partiti possono avere una importanza relativa nelle amministrative, però quello che conta è che i cittadini sappiano quella che è la visione di Francavilla, quella che è la visione del territorio di ciascun candidato sindaco. Per questo la storia personale di ciascuno di noi può fare la differenza, perché io penso che qui siamo tutte quante persone oneste, tutte persone che vogliono fare qualcosa per Francavilla. Quello che cambia è la ricetta, il modo di vedere Francavilla, quali sono le soluzioni per la città. Io credo che le due destre che si contrappongono a noi in questa campagna elettorale abbiano una visione dell'uso del territorio, dello sfruttamento degli spazi pubblici diverso da quello che noi abbiamo avuto, ed è per questo che per tanti anni abbiamo denunciato una politica a Francavilla che non ci piaceva. A questo punto quindi cerco di dire quelli che sono i punti salienti. Sì, dopo magari andremo nel merito su alcuni passaggi, però che cosa fa la differenza tra la sua proposta amministrativa e quella degli altri? La mia proposta, perché penso che abbia letto anche i programmi dei suoi concorrenti. Sì, ma è proprio questo, cioè quando ci troviamo a leggere i programmi e tutti quanti parliamo di sviluppo sostenibile, di ecologia, e poi di fatto quando si è avuto modo di amministrare si è andati nella direzione contraria, perché se ci sono dei vincoli paesistici regionali vengono eliminati, se anziché bonificare le zone dove ci sono dei siti di interesse nazionale che vanno bonificati non si è bonificato, questo vuol dire che i programmi tutto sommato poi rimangono solo carta scritta. Quello che conta sono le intenzioni. Ciò che fa la differenza è che noi offriamo una storia ultra decennale di battaglie sul territorio, quindi chi dà il voto per noi sa che noi siamo realmente interessati ad una valorizzazione delle risorse che abbiamo qua a Francavilla. Quindi la differenza che fa del nostro programma rispetto a quelli degli altri è che io credo di poter dire con onestà che forniamo una garanzia sull'impegno che noi avremo come sulla persone, tutela del... Perché come... Sinistra Ecologia e Libertà è sì, un po' più giovane. Certo, no, come persone, per la nostra storia sul territorio, per l'associazionismo, per le battaglie che i miei colleghi sanno che abbiamo condotto sul territorio da tanti anni, non negli ultimi due anni, ma da tanti anni, insomma, siamo conosciuti a Francavilla. Quindi la garanzia è questa, quella che offriamo noi. E quindi, chiedo sì, scusa, prego. È vero che i partiti non c'entrano, le ideologie non c'entrano, però stare da una parte o dall'altra fa la differenza. Chi è stato sempre da una parte ha modo di presentarsi a Francavilla come una persona coerente. Michele Damario, stessa quesito, scusi, Daniele Damario, la differenza tra lei e gli altri cinque candidati nella sua proposta amministrativa? Guardi, mi deve dare 15 secondi però per assolutamente fare qualche siamo piccola, tra amici. Qualche piccola replica. Certo che è simpatico sentirsi dire di essere il rappresentante della politica degli ultimi 30 anni a Francavilla. Forse Carlo De Felice dimentica che io dal 98 al 2002 sono stato seduto in giugno insieme a suo padre, quindi voglio dire, è stato assessore con me della Giunta Angelucci. Certo, sentire oggi queste cose, insomma, è quantomeno simpatico. Poi se il padre si candidò alle regionali, tra virgolette era il mio vice sindaco, quindi sentire oggi a 43 anni di essere il rappresentante degli ultimi 30 anni della politica francavillese è quanto meno simpatico. Per quanto riguarda la nostra proposta amministrativa, la sua, io parlo sempre di squadra. La nostra è una squadra, torno a ripetere, è l'espressione del territorio, è l'espressione delle tante persone in maggioranza di centrodestra, ma voglio ricordare che ho nelle file delle mie liste addirittura gente tesserata con Rifondazione Comunista, quindi voglio dire, è una squadra trasversale, è una squadra che viene dal territorio, e la risposta è semplice. Noi diciamo, non ci limitiamo a dire problemi, a sparare cifre, che poi nessuno ha nessuna contezza di queste cifre, perché parliamo di dissesto. Francavilla attualmente è amministrata da un commissario prefettizio che non solo non ha dichiarato il dissesto, addirittura nei prossimi giorni approverà il bilancio. Quindi parliamo di chiacchiere.
Poi per quanto riguarda la IFIS avremmo da parlarne per ore, sicuramente ai prossimi appuntamenti ne parleremo. Noi diciamo quali sono i problemi e diamo quali sono le soluzioni. Semplici, il nostro programma non è un libro dei sogni, è una proposta attuabile, concreta, e diciamo come, quando e come lo faremo. Rocco Storto, stessa domanda, è lei che fa la differenza rispetto agli altri candidati o c'è qualcosa in particolare nel suo programma, nella sua proposta amministrativa? Diciamo, lo dice quello che noi intendiamo fare, perché fare paragoni sulle persone, sul programma, diciamo, non lo ritengo opportuno. Mi spiego meglio. Il nostro programma è stato costruito in mezzo alla gente. Noi vogliamo che la politica deve essere fatta in mezzo alla gente. Il nostro programma è stato costruito con il concorso di tutta la nostra base. Di conseguenza, per entrare nell'esplicito, noi pensiamo che Francavilla debba essere governata, nel senso più nobile del termine. Governata significa affrontare i problemi con un obiettivo temporale, diciamo medio-lungo termine. È vero che non ci sono tante risorse disponibili, però è altrettanto vero che bisogna comunque fare delle scelte. Scelte di medio-lungo termine vuol dire andare in una direzione con piccoli passi a seconda che quello che le risorse metteranno a disposizione, senz'altro. Però bisogna andare a fare una scelta, perché Francavilla ha perso la sua identità, i francavillesi hanno perso l'orgoglio di essere francavillesi. Noi ci crediamo molto nella possibilità di individuare diciamo, le risorse che sono sul territorio e di metterlo in sinergia fra loro, anche attraverso una cabina di regia dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale non può diciamo, distanziarsi da quello che è la realtà produttiva e economica della città, ma deve guidare e avanzare e provvedere a inoltrare delle proposte che vanno in una certa direzione. Un piccolissimo esempio, sì, per dire come si opera, almeno come è stato fatto fino adesso. Io ho fatto parte di associazione volontariato per 5 anni, diciamo, ho dato tutto me stesso in questa associazione perché credo molto nella possibilità di mettere insieme la gente per fare delle cose insieme. Quindi, per tornare all'argomento principale, Francavilla negli ultimi anni è arrivato in prossimità della stagione turistica senza un programma. Dobbiamo fare un pieghevole da mettere a disposizione dei cittadini, dei turisti che vengono a Francavilla, un programma si rivolgeva alle associazioni, dice: voi che fate? Voi cosa avete in programma di fare? Ma io penso che dovrebbe essere l'esatto contrario, è l'amministrazione che deve guidare le scelte e deve dire Luciani, anche a lei le consento, suppongo, i canonici 30 secondi, qualora ne abbia bisogno, soprattutto ci faccia capire qual è la differenza tra la sua proposta programmatica, le sue intenzioni, se dipendono dall'uomo, da quello che è scritto sul pieghevole della sua coalizione, quindi la differenza tra la sua proposta e quella degli altri candidati sindaco. È evidente qual è la differenza. La nostra proposta di gruppo viene da me principalmente, cioè da una persona che non ha mai fatto politica prima d'ora, che pensa di aver dimostrato nella società civile di avere delle capacità e delle competenze. Io chiedo un atto di fiducia ai cittadini, e ai cittadini dico anche una cosa: se io non dovessi riuscire a far cambiare direzione al nostro paese, io fra 5 anni starò comodamente a casa mia, perché ho una vita felice, un lavoro che mi soddisfa, una famiglia stupenda. Quindi già ha preso un impegno per i prossimi 5 anni? Ho preso già un impegno, prendo questo impegno con i cittadini per i prossimi 5 anni. Se i cittadini non mi daranno fiducia, se mi daranno fiducia farò. Stavo dicendo, se non riesco a concretizzare ciò che è scritto nel programma, è evidente che fra 5 anni non sarò riuscito e dirò: signori, non sono riuscito, sto a casa. Non capisco come si possa parlare di programmi, come possano parlare di programmi persone che questa chance l'hanno avuta per 10 anni, 20 anni. Il mio amico qui presente, candidato sindaco Daniele Damario, parla, ma forse dimentica che è stato assessore al turismo e penso al commercio, ora dirà lui bene a che cosa, dal 98 al 2008. Allora andiamo a chiedere ai cittadini se sono contenti di ciò che è stato fatto per il turismo e per il commercio. Vediamo sul territorio. Allora è evidente che sono sempre le stesse persone. Quando
Il collega Carlo De Felice ha parlato di un trentennio, è ovvio che non si riferiva a Daniele Damario, però Daniele Damario ha fatto 10 anni all'assessore sotto Roberto Angelucci. Roberto Angelucci è stato per la prima volta assessore 31 anni fa, nel 1980. E anche nello schieramento attuale del PDL ci sono sempre i soliti noti, persone che hanno avuto la loro chance, l'hanno fallita, hanno mandato il paese in uno stato di depressione, in uno stato di depressione totale. Ma sì, se vogliamo, guarda, se facciamo questa campagna elettorale io sono contentissimo, perché se vogliamo far credere ai cittadini che i rimani di Francavilla sono sorti negli ultimi 3 anni, ditelo a gran voce, perché non abbiamo a che fare con degli stupidi, abbiamo a che fare con delle persone che sapranno esprimere e valutare, e io sono fiducioso, io sono convinto che i francavillesi hanno già capito di cosa parlo. Mettiamo ancora ulteriore vivacità a questo giro, parlando della proposta amministrativa di Carlo De Felice. Sì, sicuramente. Io ribatto rapidamente all'amico Antonio Luciani, che stimo profondamente come professionista, che io la chance non l'ho avuta, per cui è bene che ce l'abbia. In secondo luogo, è stato nominato mio padre, io lo dico con estrema chiarezza, sono onorato di mio padre, è stato ed è un ottimo padre ed è stato un ottimo amministratore per Francavilla. Io in quella giunta non c'ero, lei Damario invece in quella giunta c'era e c'è stato per 10 anni, e poi dobbiamo dire la verità, lei non è il vero candidato sindaco di quella coalizione, lei è semplicemente un prestanome momentaneo. È vero che si scriverà sulla lista elettorale Damario, ma è pur vero che poi, se si andrà a leggere bene, si leggerà Angelucci. La mia c'è già scritto comunque sulla... E poi si leggerà evidentemente un altro nome, perché evidentemente non ha dimostrato di avere, da come parla anche quest'oggi, autorevolezza e le competenze per poter ricoprire il ruolo di leader. Però perché il mio programma non è uguale agli altri? Perché il mio programma racconta la verità. E parte da un principio importante. Francavilla ce l'ha il debito pubblico e lo hanno causato gli ultimi 5 anni della giunta Angelucci. Il prestito con anticipo di cassa di quasi 10 milioni di euro, peraltro 5 restituiti e 5 no, hanno pesato fortemente sulle casse comunali. Allora noi presentiamo un programma vero, realizzabile, non un libro dei sogni, che deve partire proprio dal risanamento finanziario dell'ente. Questo non significa però che debba portare alla crisi politica e alla stasi amministrativa. Siamo bravi e seri amministratori, sapremo uscire brillantemente da questa situazione non facile, utilizzando di volta in volta tipologie politiche e strumenti finanziari che appariranno più congeniali per il risanamento finanziario dell'ente. Da quel momento in poi si potrà pensare allo sviluppo economico della città, o addirittura contestualmente, se si è bravi a farlo. Gianluca Mastrangelo, stessa domanda anche a lei, cosa fa la differenza dal suo punto di vista, dalla sua prospettiva, dal suo osservatorio, tra lei, il suo programma e gli altri candidati? Ma preliminarmente io credo che il nostro programma si possa distinguere per una cosa fondamentalmente. Innanzitutto trasparenza delle attività amministrative, perché oggi un concetto speso moltissimo, la parola spesa moltissimo in campagna elettorale. Però poi all'atto pratico, ricordo l'ultima esperienza di Di Quinzio, quanto ad attuazione diciamo non si va mai a termine. Trasparenza dell'amministrazione vuol dire insomma che il cittadino deve essere messo in grado giorno per giorno di conoscere quello che accade dentro il comune. Altro principio cardine del nostro programma è quello della qualità della vita, perché è importante che i cittadini godano di una qualità della vita ottima, superiore rispetto a quella che è stata garantita loro fino ad oggi, e questo lo si fa, secondo a mio parere, a nostro parere, restituendo Francavilla ai cittadini tramite diciamo così, la diffusione di aree verdi e di parchi, cosa che a Francavilla non è stata fatta, di aree pedonali, di piste ciclabili che possano in qualche modo rendere possibile al cittadino di riappropriarsi degli spazi, perché oggi Francavilla è una lingua di cemento attraversata da macchine, da automobili e molto trafficata. Abbiamo un'arteria che fu costruita, quella del, diciamo, dell'asse attrezzato, della variante, per alleggerire il traffico urbano. Questo in parte non è stato, perché oggi Francavilla è, diciamo, attraversata e dilaniata dal traffico. Detto questo, mi sento di dire una cosa, perché poi anche sul piano del turismo noi cerchiamo di, diciamo, di farne... Ecco, il turismo punto, ne vorrei fare ecco, proprio un argomento a parte. Un punto cardine del nostro programma, perché ahimè chiunque oggi ha avuto a che fare con il turismo non ha tenuto conto di una cosa,
della trasformazione delle esigenze del mercato turistico. Il turismo è, diciamo, un prodotto da vendere e come tale deve essere un prodotto di cui dobbiamo conoscere l'entità, la tipologia e dobbiamo anche conoscere i destinatari del prodotto. Sì. Concluda, perché no, dopo voglio fare proprio un giro ad hoc questo, sul turismo. Per concludere brevemente, vuol dire che Francavilla deve essere bisogna considerare innanzitutto, diciamo così, a che turismo vogliamo puntare, quali sono i turisti che vogliamo portare a Francavilla, considerando anche sia la vicinanza dell'aeroporto di Pescara e soprattutto considerando Francavilla non solo come punto di arrivo e non tanto come punto di arrivo, ma anche come punto di partenza, come porta per l'Abruzzo e per l'entroterra. Concludo dicendo che tutto questo, in particolare con riferimento all'importanza che il nostro programma hanno le aree verdi e, diciamo così, piste ciclabili, aree pedonali, non è stato fatto finora perché è stata data predominanza all'interno delle scelte politiche a quella che è la lobby, diciamo, del mattone, che ha dominato Francavilla negli ultimi 20 anni, e devo sottolineare che di fronte a questa lobby del mattone nessuno mai della classe politica francavillese, mi rivolgo anche a chi per più di 10 anni ha fatto opposizione, per chi si trova oggi nella coalizione del centro-sinistra che più di tutti ha fatto opposizione a Francavilla, nessuno mai ha detto nulla, evidentemente drogati da quel sistema, che è il sistema, ahimè, angelucciano, che qui lo posso dire, che in qualche modo ha fatto sì che a Francavilla dominassero gli interessi legati al... Allora, il prossimo giro lo inizio da Daniele Damario e lo finisco con Michele Pezzone. Voglio fare una breve introduzione. Francavilla al mare, una stupenda località, chiaramente in campagna elettorale si dice tutto il contrario di tutto. Forte vocazione turistica nell'area metropolitana di Pescara, attività produttive da rilanciare sotto una prospettiva, ma anche dal punto di vista ambientale bisogna fare alcuni interventi. Sono tante le prospettive, anche le scelte urbanistiche sono fondamentali per il futuro, ma io partirei proprio dal turismo, proprio per la vocazione naturalmente turistica connessa all'aspetto culturale di questa città. Da Mario le do subito l'assist, anche perché sì, è stato tirato in ballo su questo argomento, era previsto. Ancora una comunque volta. I suoi 30 secondi per la replica, ovviamente, e dove potrà dare il colpo d'ala per questo settore produttivo e per l'occupazione, quale è quello turistico, la sua amministrazione eventualmente a Francavilla al mare. Vedo che sia Carlo De Felice e Antonio Luciani vanno a dormire con l'incubo di Roberto Angelucci. Voglio dire, loro purtroppo non hanno una dote che io ritengo di avere, che è quella della coerenza. Carlo avrà cambiato 7-8 partiti negli ultimi 10 anni, Antonio tesserato del PDL. Io ritengo che quando Roberto Angelucci mi ha chiamato e ha detto io ci voglio essere un capolista della tua squadra, proprio perché sono coerente e perché ritengo che sia una persona che comunque possa ancora dare il suo contributo a Francavilla da consigliere comunale, sia ben chiaro, finita la chiacchiera vice sindaco, Roberto Angelucci sarà, qualora eletto, un consigliere comunale di Francavilla. Per quanto riguarda... Quindi veniamo, le casacche non ancora le ha assegnate, si aspetterà... Siccome, torno a ripetere, io la mia vita è contro il distinto della coerenza e quindi ritengo... Era una breve parentesi, la mia, per specificare. Per quanto invece riguarda il turismo, Francavilla oggi, ho letto i programmi dei miei competitor, secondo me sono programmi irrealizzabili. Oggi Francavilla ha una cosa che può sfruttare per rilanciare il turismo, cioè il grandissimo bacino di seconde case che oggi non sono utilizzate. Io nel mio programma addirittura ho riportato un progetto presentato da giorni fa, mesi fa, qualche mese fa, da ragazzi che sicuramente politicamente non sono vicini a me, Culture Lab, qualcuno è candidato anche con Mastrangelo, che ritengo che sia la carta vincente per il futuro, cioè creare un mercato di seconde case, di proprietari di seconde case che però sono pronti ad affittare le case anche per un 2 giorni, per un weekend, per 3 giorni, per una settimana. Oggi purtroppo a Francavilla siamo ancora legati al vecchio modo di far turismo, cioè della villeggiatura di un mese. Ebbene, oggi non abbiamo più turisti disponibili a passare un mese
in uno stesso posto, e soprattutto chi fa un mese di vacanza non li fa di fila, fa una settimana a Natale, 5 a Pasqua e magari 15 ad agosto. Per quanto riguarda l'ambiente, qua tutti parlano di ambiente, di sostenibilità, vorrei ricordare che se oggi a Francavilla c'è qualche polmone verde in più, mi riferisco alla Renazze, mi riferisco al sito vicino alla piscina, che poi invece vorrei sentire l'avvocato Luciani che cosa intende fare con quel sito, e volevo dire che questo è dovuto a chi, l'Orto Botanico Villa Turchi, a chi ha investito in ambiente. Volevo ricordare che quando si parla di ambiente, molto probabilmente dobbiamo parlare anche di depurazione, di tratti fognanti. A Francavilla, grazie al centro-sinistra, lo posso dire, abbiamo affossato, però riprenderà, la costruzione del terzo depuratore, che nessuno forse qua sa che è finanziato per circa 3 milioni di euro. Perfetto. L'unico che lo sa, prendo atto, che è l'avvocato Pezzone, che naturalmente è stato affossato come quello del porto grazie alle denunce venute dalla vecchia amministrazione, che consentirà oggi di alleggerire il depuratore nord del 40% in un anno e nel giro di 3 anni addirittura di togliere il depuratore nord in contrada Pretaro. Forse gli altri parlano di sostenibilità, noi parliamo di fatti concreti. Rocco Storto, cosa darà eventualmente il colpo d'ala al turismo nell'eventuale sua amministrazione di Francavilla? Il turismo, come dicevo prima, ha necessità di progetti importanti. Il turismo non si può inventare stagione per stagione, richiede programmi importanti per il futuro, e va costruito con il contributo anche delle aree interne, perché noi quando parliamo di un'offerta turistica non possiamo dimenticarci che abbiamo le montagne, che sono un aspetto molto importante e anche molto apprezzato, abbiamo dei parchi, abbiamo delle strutture veramente che sono il fiore all'occhiello dell'Abruzzo, per cui quando si parla di turismo bisogna veramente cercare di portare alla conoscenza dei tour operator, di tutto il sistema che ruota intorno al turismo, delle proposte valide sotto l'aspetto anche della bellezza, perché un cittadino oggi vediamo molto spesso che si rivolge ad internet, no? Il sistema che ci permette di arrivare velocemente alle offerte che sono disponibili. Ora, i tour operator fanno un lavoro importante sotto l'aspetto della vendita dei pacchetti, eccetera. Però chi sta sotto, che deve cercare di promuovere queste iniziative, lo deve fare nel miglior modo possibile, cioè dare delle offerte migliori degli altri, perché noi abbiamo dei paesi, città importanti, vicine, che sono cresciute tantissimo. Noi siamo rimasti al palo, non abbiamo fatto scelte e, come ho detto prima, quello che paghiamo di più è il non aver saputo programmare cosa doveva essere Francavilla per il futuro. Va pensato tutto, secondo me bisognerebbe prendere anche delle figure importanti e metterle insieme, tipo architetti, tipo persone esperte di management turistico, e vedere cosa è possibile con i disastri che sono stati compiuti in passato, delle scelte sbagliate, vedere cosa si può fare per rimediare, per andare in una direzione innovativa. Cioè, Francavilla dovrà avere una proposta credibile, usufruibile, tornare ad essere quello che era una volta, il giardino dell'Abruzzo, insomma. Chiarissimo il messaggio. Ricordo, la prossima settimana, la prossima occasione, parleremo anche di attività produttive, di urbanistica, anche se tutto viene unito nell'attività amministrativa, in quello che si pensa possa essere la chiave di sviluppo e di crescita di una città. Luciani, stesso quesito, da quello che ho capito si è fermato il turismo a Francavilla, perlomeno è morto. Non usiamo termini. Ci sono critiche. Come si fa? Allora, ma si fa in una maniera molto semplice, anche ribaltando alcuni concetti che ho appena sentito e che non approvo, e vi spiego subito perché non approvo. Sta riferendosi a? Lo spiego, un secondo. Qui il problema della politica è stata una totale carenza di idee.
il turismo a cui faceva riferimento Daniele Damario, cioè quello dell'affitto della casa per un mese, ma è finito negli anni 80, ragazzi, è finito 31 anni fa, non è che è finito ieri o l'altro ieri. Io ricordo i miei tempi di bambino, venivano le famiglie di romani, da Napoli, da varie parti, da Milano, da varie parti d'Italia, che affittavano la casa un mese e stavano a Francavilla. Dopo gli anni 80 questo fenomeno è finito. Oggi, 2011, stiamo pensando di affittare le case due giorni per trovare non so quale chance. Il problema è totalmente diverso da questo. Intanto dobbiamo offrire Francavilla, dobbiamo fare in modo che qualcuno abbia il desiderio, esprima quantomeno il desiderio di venirsi a fare una passeggiata. Su questo faccio un esempio banale, cioè un gruppo di amici che neanche un mese fa ha deciso di fare un weekend a Londra. Da Francavilla, 10 minuti di macchina, si arriva all'aeroporto d'Abruzzo, 10 minuti di macchina, dopodiché si prende l'aereo con una spesa minima di 300 euro, chiunque di noi può fare un weekend a Londra. Allora io mi sono subito fatto una domanda, ma come mai non vedo mai tre londinesi in giro per Francavilla? Come mai non è possibile trasportare da una città che ha più di 7 milioni di abitanti, cioè 7 volte l'intero Abruzzo, qualcuno a Francavilla? E stiamo parlando solo di Londra, lasciamo il fatto che l'aeroporto d'Abruzzo è a contatto con praticamente l'intera Europa. Allora, se non si riesce a mettere in campo qualcosa che faccia capire che l'amministrazione non si può preoccupare di spacchettare gli affitti delle case, quella è una cosa che esce naturalmente se c'è una richiesta. Se noi portiamo turisti a Francavilla in vario modo, questo è solo un esempio. Sì, perfetto. Già un esempio banale è questo, mettendo un'offerta su dei mercati dove voi non avete neanche pensato lontanamente di andare. E questa è una prima. Se vogliamo discutere tecnicamente, poi possiamo anche farlo e riportarci, leggiamo i programmi e discutiamo tecnicamente. L'assessore Damario, attuale assessore provinciale, cosa fa in questa fase? Tende a chiedere questioni tecniche, no? Perché questo? Analizziamo anche questa, perché ovviamente io non ho difficoltà a dire che oggi lui ha una maggiore competenza. Perché? Perché lui ha fatto politica, è stato nell'amministrazione per 10 anni, sarebbe strano il contrario, non è che esiste una scuola da sindaco. Il problema non è la competenza, è la capacità delle persone, perché la competenza si acquisisce, ma si acquisisce solo se una persona ha capacità. Questo è lo spunto di riflessione. Per 10 anni, visto che mi sta interrompendo l'amico Daniele, vorrei sapere lui che cosa ha fatto per portare un turista a Francavilla, se che non sia il fuoco d'artificio del 18 agosto oppure che non sia il concerto di piazza del 17 di quando si fa. Chiedere al tuo vice Carlo, Carlo De Felice, stessa. Io non amo il colpo d'ala per il turismo Francavilla, sì, come ne parlerò anche del colpo d'ala, però il fatto di aver cambiato partito dipende sempre dalla stessa ragione, cioè Francavilla ha avuto per anni un padre padrone della politica che non ha permesso a coloro che potessero avere un'idea diversa dalla sua di poter fare politica. E quindi sono stato, ho difficoltà a parlare quando la mia voce viene poi coperta da chi non ha diritto a farlo perché non è il suo turno. E per cui sono stato costretto a cercare visibilità altrove. D'altronde è la stessa cosa che ha fatto Damario oggi. Damario era del PDL, siccome non ha accettato la mia candidatura, ha lasciato il PDL e si è schierato con delle liste civiche. Certo che io al suo posto non mi sarei comportato così. Io mi sarei messo al suo fianco se il PDL avesse scelto lui come candidato sindaco e lo avrei appoggiato interamente, pur non ricoprendo io già altri incarichi come li ricopre lui di tipo provinciale. Il turismo è senza dubbio, per Francavilla definisce un'azione di sviluppo generale, però dalla risoluzione del problema turismo dipendono anche le soluzioni di altri problemi. Io l'ho detto prima che era tutto per cui è un discorso abbastanza ampio. Per esempio, Francavilla, per tornare a avere una identità, o forse ce l'ha, ma una vocazione turistica, deve tornare a essere una città accogliente, una città bella. E per tornare ad essere una città bella ed accogliente dobbiamo iniziare da un'opera di manutenzione delle strade,
dei marciapiedi, della pubblica illuminazione, del verde pubblico, ridotti nel degrado più totale. E dovremmo curare meglio la pulizia della città, dovremmo riportare decoro urbano. Da questo momento in poi possiamo partire con un'offerta turistica degna di questo nome. E dovremmo sicuramente fare il contrario di quello che è stato fatto negli anni in cui Damario ha fatto l'assessore al turismo al Comune di Francavilla, ovvero non ripercorrere doppioni proposti dalle città limitrofi. Noi dovremmo invece valorizzare il nostro territorio, dovremmo creare un'opportunità diversa ed incentivare il turismo sfruttando le nostre tradizioni. Quindi io partirei da qui. Naturalmente dovremmo parlare, se lei me lo permette, sì, perché non c'è turismo se non c'è sviluppo economico della città, per cui dovremmo parlare di una rivisitazione generale del piano regolatore. Questo ne parleremo certamente. Dovremmo pensare a definire determinati piani strategici sul territorio di Francavilla, mi riferisco al piano strategico per il commercio, per le attività industriali. Insomma, se non c'è mercato non c'è sviluppo e naturalmente ne risente anche il turismo. Gianluca Mastrangelo, anche per lei lo stesso quesito, stiamo parlando di che cosa nella sua offerta, nella sua proposta fa la differenza e soprattutto aiuterà a rilanciare turisticamente Francavilla. Francavilla è interessata da tanti aspetti, lo abbiamo ripetuto e lo ha ricordato ora anche De Felice, però al primo posto dobbiamo metterci l'immagine, la cartolina. Il turismo è stata negli anni l'unica vera economia, a parte quella del mattone, ahimè, a Francavilla. Credo che insomma bisogna puntare, un programma elettorale dovrebbe puntare tutto su questo aspetto. Come diceva il collega De Felice, una cosa importante è, siccome ecco, fare turismo significa ospitare persone a Francavilla e quindi bisogna renderla accogliente con aree verdi, con una viabilità diciamo così non soffocata dal traffico delle automobili. Io mi permetto di sottolineare che Francavilla nei mesi estivi viene dilaniata dalle automobili, nessuno mai della classe politica che ha seduto al comune, vuoi alla maggioranza, vuoi all'opposizione, ha mai avuto l'idea e la bontà di istituire delle aree pedonali nel periodo estivo, se non fosse quell'area pedonale sporadica in occasione della festa patronale, cosa che secondo me sta proprio fuori dal mondo. Detto questo, per quanto riguarda il turismo, io vorrei precisare al collega Damario che il progetto, uno dei progetti cardine che sta prendendo piede a Francavilla, il progetto Slow Home, è stato creato da una cooperativa i cui membri sono in gran parte candidati nelle mie liste e sostanzialmente si tratta di mettere a sistema l'immenso patrimonio immobiliare di Francavilla, di case sfitte, per periodi ovviamente più brevi, perché oggi nessuno più ha la capacità economica di affittare una casa per un mese a Francavilla a questi costi, tanto più che oggi con quello stesso prezzo si vola in capo al mondo con un biglietto aereo e con un albergo pagati, quindi per portare a Francavilla le persone è necessario innanzitutto partire dall'utilizzo appropriato e oculato del patrimonio immobiliare, dopodiché certamente bisogna mettere a sistema questo patrimonio con la vicinanza dell'aeroporto d'Abruzzo che collega Pescara ad alcune città importanti europee, bisogna capire che Francavilla non è solo una meta d'arrivo ma è anche una meta di partenza verso diciamo, alcune località d'Abruzzo, soprattutto la montagna che in qualche modo è un'attrattiva molto importante, e sull'aspetto pratico per far capire quanto questa svolta possa essere sia a portata di mano, ricordo l'esperienza, non voglio fare nome, di un albergatore di Francavilla che porta dei turisti inglesi, mi sembra sì, inglesi a Francavilla per periodo di una settimana, gli fanno fare la vendemmia, perché tanto agli inglesi piace questo, stare in mezzo alle campagne e fare la vendemmia, e gli fa fare il corso di cucina. Questa è una cosa banalissima, l'imprenditore di cui parlo non è un genio, non è illuminato, e penso che se questi pacchetti turistici fossero moltiplicati e spalleggiati dall'amministrazione di Francavilla già possa essere un inizio concreto per portare a passeggiare per la città di Francavilla turisti inglesi o insomma tedeschi, insomma, che possano poi portare economia. Pezzone, stesso quesito. Stesso quesito è quasi la stessa risposta, perché praticamente siamo tutti quanti d'accordo, vediamo che... Però suppongo che ci siano anche diverse strategie operative? Ci saranno diverse strategie abbiamo operative. Abbiamo già intuito qualcosa. Ho sentito forse da Mario che diceva che gli altri programmi su questo punto sono il libro dei sogni, credo che il nostro programma sul turismo proprio non sia il libro dei sogni, perché noi continuiamo a dire che Francavilla
non solo per i cittadini ma anche per i turisti, non ha bisogno di grandi opere, per esempio il porto, quello che viene chiamato porto turistico e che di turistico non ha niente, sicuramente è un qualche cosa che non porta nulla al turismo. Il turismo a Francavilla si deve fare rivalutando l'esistente, salvaguardando quegli spazi che sono ancora liberi e che possono essere adibiti veramente a parchi e giardino. Sento che qualcuno chiedeva che cosa si vuole fare dell'area vicino alla piscina, noi vogliamo appunto realizzare un parco, ma abbiamo un progetto su questa cosa da oltre 10 anni. Abbiamo intenzione che ogni cittadino e evidentemente anche ogni turista che affitterà una casa a Francavilla, sull'affitto delle case vorrei tornare tra un attimo, deve avere a disposizione un posto di aggregazione a meno di 10 minuti dalla sua abitazione o dall'abitazione che affitta, nel caso si tratti di un turista. È vero che Francavilla ha un grandissimo patrimonio immobiliare di seconde e terze case, anche su questo noi siamo d'accordo ad avviare una politica che consenta un censimento di queste case, perché tante persone vengono a Francavilla, affittano una casa, c'è anche qualche famiglia che l'affitta per un mese ma non ci ritorna poi magari l'anno dopo perché non trova una bella casa, trova dei prezzi altissimi. Allora facciamo in modo che il comune possa fare da intermediario in questo affitto di case che possa avvenire anche per brevi periodi, istituendo una sorta di casa col bollino di qualità, cioè si fa un censimento, si incentivano le persone a far parte di questo progetto anche con sgravi dal punto di vista fiscale, e tutto questo potrà consentire di avere un'offerta non solo per il turismo estivo ma anche il turismo del breve periodo, anche il turismo congressuale. Ci sono varie forme di turismo che Francavilla possono essere rilanciate. Vorrei fare altri due giri prima di chiudere, abbastanza sobri, veloci, cambiamo completamente tenore della trasmissione, tanto lo ripeto, avremo un'altra trasmissione con i candidati a sindaco e soprattutto un'altra trasmissione con i rappresentanti di tutte le liste che vi sostengono in questa tornata elettorale, lo ricordiamo, ben 19 liste con vari apparentamenti. Rocco Storto, comincio da lei, chiudo questo giro con Daniele Damario. È una domanda squisitamente personale, perché voi siete uomini pubblici e in quanto tali vogliamo sapere anche chi siete nel privato. Chi è Rocco Storto? Rocco Storto è nato il 18 agosto 1943. Ho due figli, tutti sistemati, uno sta nella Guardia di Finanza e mia figlia collabora nel mio studio. La mia storia inizia a 18 anni, quando mi sono preso la mia valigetta di cartone e mi sono arruolato nella Guardia di Finanza, dove sono rimasto fino al 1987, anno in cui, avendo raggiunto il grado di maresciallo maggiore, ho pensato di creare un posto di lavoro per mia figlia. Inizialmente era per tutte e due, però una ha fatto una scelta diversa, quindi mia figlia collabora diciamo nel mio studio e per cui vado avanti. Io lavoro da quando avevo 14 anni, ho preso anche una piccola pensione dell'INPS per aver lavorato nel periodo antecedente alla Guardia di Finanza, 3 anni di contributi, mi hanno dato 27 euro al mese insomma. Durante la mia vita ho lavorato sempre e molte volte l'ho fatto anche per gli altri, diciamo, nell'ultimo periodo di volontariato, e anche la storia di questa lista è diciamo, un impegno diciamo, personale per costruire qualcosa di diverso a Francavilla. Chi è Antonio Luciani? Una sorta di tabella della trasparenza. Ecco. Antonio Luciani ha 42 anni. Esercito la professione di avvocato, tanto felicemente sposato sin dal 95, due figli stupendi che approfitto per salutare, Silvio ed Alice, il bambino ha compiuto ora 13 anni, la piccola ce ne ha 7. E Antonio Luciani è una persona che ha sempre vissuto la politica dal di fuori, si è interessato di politica, ma più che di politica, di amministrazione della sua città. Sono stato nel Francavilla Calcio negli ultimi 7 anni, tra l'altro nel primo periodo insieme all'amico Daniele Damari. Quello con la politica divide e il calcio unisce. Eh sì, sì, il calcio è trasversale, poi dopo noi abbiamo abbiamo fatto in questa attività molta attività sociale, perché abbiamo una scuola calcio bellissima con 300 bambini, abbiamo preso tante iniziative. Insomma, è una persona che ha sempre amato Francavilla, è un francavillese, e che non avrebbe mai pensato di intraprendere questa strada, cioè di candidarsi sindaco, se non avesse visto, ahimè, il totale fallimento degli altri. Carlo De Felice, lo stesso quesito. Chi è, come si presenta ai suoi concittadini? Ho 42 anni, anch'io sono accompagnato da una splendida famiglia, una moglie e due bambini, uno di 4 e una di 8 anni, che abbraccio e bacio. Sono un chirurgo maxillofacciale, mi sono formato tra l'Italia e il Messico, ho lavorato in Sud America, ho lavorato a Milano ed ora lavoro con orgoglio
presso la casa di cura Villa Pini d'Abruzzo. Ho una grande passione che è la politica, sono capogruppo uscente al Consiglio Comunale di Francavilla del PDL e mi sono candidato con un unico scopo e lo vorrei fare qualora gli elettori di Francavilla me lo permettano votandomi, quella di migliorare la condizione di vita di tutti i cittadini della mia città. Gianluca Mastrangelo, chi sei? Chi è? Sono anch'io avvocato, ho 33 anni, vivo a Francavilla, esercito a Francavilla la professione, ho studiato fuori, quindi ho passato gli anni degli studi a Bologna, mi sono formato quindi in una città che mi ha dato molto, mi ha fatto attraversare e vivere molte esperienze importanti. Ho viaggiato molto nella mia vita perché sono appassionato di viaggi, di terre lontane, e credo che questo mi abbia dato la possibilità fondamentale di in qualche modo acquisire una visione molto aperta della vita e delle persone, e credo che questo sia molto importante nell'approccio anche alla politica. E ho fatto molti viaggi in Inghilterra, dove ho lavorato, ho fatto i lavori più disparati, però sono esperienze importantissime della mia vita che mi hanno permesso di acquisire una visione molto ampia e aperta della vita e delle persone. Ho fatto associazionismo a Francavilla al Mare nel campo della cultura e ho avuto modo di capire quanto sia importante il rapporto tra le associazioni e le amministrazioni comunali, rapporto che ad oggi, ahimè, è ai minimi storici, perché appunto le associazioni non riescono mai ad avere un canale di dialogo con le amministrazioni. Mi sono candidato perché sono stanco di delegare ogni volta con il mio voto ad altri l'attività amministrativa, perché in passato i risultati non sono stati buoni. Gianluca Pezzone, chi è Gianluca? Michele Pezzone. Michele Pezzone, scusami. Perdo i colpi anch'io. Ha chiamato Michele Daniele Damario, quindi va bene anche per me. Sono un avvocato anch'io sono un avvocato, qui più che una tribuna elettorale abbiamo fatto quasi un tribunale elettorale, non mi dispiace. In ospedale. C'è un po' tutto qua. Alla pari, sono... ho 37 anni, l'ho già detto, sono sposato, anche a me piacciono molto i viaggi, ho viaggiato però più nel Sud America, durante uno di questi viaggi ho conosciuto mia moglie, sono appassionato di mare, mi piace molto la vela, mi piace il mare, ho seguito un master in diritto ed economia del mare, mi piacciono gli animali, in particolar modo i cani, ce n'è qui uno che gli spettatori non possono vedere, è molto simpatico, ho fatto parte di molte associazioni di protezione dei diritti degli animali. E che dire, mi piacciono anche i libri gialli, mi sono cimentato anche con la scrittura, ho pubblicato un libro giallo che è stato ultimamente presentato all'ultimo Festival delle Letterature dell'Adriatico, che ho dedicato a mia moglie Leia. E magari fuori di campagna elettorale sarai mio ospite in questa circostanza, mi piace molto promuovere soprattutto scrittori locali. Grazie. Daniele Damario, ok, molte cose già le sappiamo perché hanno parlato gli altri di lei, ma che cosa non sappiamo? Innanzitutto che ritengo di essere capace, però questo lo faccio dire ai cittadini, invece vedo che De Felice e Luciani si sono autoreferenziati dicendo ci vogliono le capacità, io non so se sono capace. Comunque nasco 43 anni fa a Francavilla, non sono sposato, da un paio d'anni che sono sentimentalmente stabilizzato. Si è alzata, no? No, questa primavera doveva essere l'anno giusto. E invece le hanno messo le elezioni. Però prometto ufficialmente che appena dopo le elezioni metteremo in cambio. Questa è una bella notizia. Non puoi mancare questa cosa. Assolutamente, prometto che appena dopo le elezioni mettiamo in cantiere. Mettiamo in cantiere anche questo progetto. Mi sono avvicinato alla politica nel 98, dal 98 al 2008 sono stato assessore con orgoglio di Francavilla. Poi mi sono candidato alle provinciali nelle liste del PDL, sono stato il consigliere provinciale eletto con la più alta percentuale in Italia, 43,5%, da sempre nel mondo dell'associazionismo a 365 gradi, da sempre amante del calcio, da sempre, non negli ultimi 5 anni, quando insieme a un gruppo d'amici decidemmo che Antonio Luciani doveva essere il presidente Francavilla Calcio, a cui sono stato a fianco per esclusione dell'ultimo anno, sempre e comunque. Giallorosso forever comunque. Sempre, da sempre, sempre e comunque. Ritengo di avere l'età giusta e di avere la giusta capacità per poter dare un contributo alla nostra cittadinanza, ed è per questo che ho risposto all'invito di tanti amici che me l'hanno chiesto di candidarmi a sindaco di Francavilla.
Ultimo giro che comincio con Rocco Storto e chiuderò con Daniele Da Mario. Scusi? No, comincerò. Ah no, con Luciani, scusi. Inizio con Antonio Luciani, mi hanno richiamato. Pronto. Giustamente un briciolo di regole le facciamo. Quindi inizio con Luciani e chiuderò con Storto. E una domanda tra virgolette un po' fetente, tanto siete tutti qui, un piccolo sondaggio lo possiamo fare, no? Sì. Nessuno mi taccerà di parzialità, poi i sondati siete voi. Dipende dalla domanda. Qual è questa domanda? Vediamo se allora, possiamo rispondere. Semplicissima, chi vince le elezioni al primo turno a Francavilla o in subordine lei con chi si apparenterebbe? Sì, per me non è fetente, è molto semplice. Chi vince le elezioni al primo turno, non lo so, questo lo decideranno gli elettori. Penso che oggettivamente sia difficile vincere il primo turno data la presenza molto di sei candidati, insomma, quindi penso che sia obiettivamente difficile. Per quanto riguarda l'apparentamento, io ho subito dichiarato, proprio la prima cosa che ho detto dinanzi a una telecamera quando ho intrapreso questa avventura, che noi non ci apparenteremo con nessuno, perché il presupposto deve essere, è l'unica cosa che mi muove, deve essere quella di aver formato un gruppo coeso, unito, un gruppo serio, di persone molto serie, e quindi non farò l'errore assolutamente per il successo e di apparentarmi con qualcuno. Non è questo il presupposto. Preferisco perdere con onore, ma il nostro gruppo non si apparenterà con nessuno. Carlo De Felice, stesso quesito, chi vince innanzitutto al primo turno, ci crede di poter vincere al primo turno o eventualmente al ballottaggio? No, non sono un veggente, quindi non posso sicuramente rispondere alla domanda, però io nella mia vita anche sportiva preferisco sempre vincere, di solito non gareggio mai per partecipare. Sarebbe inutile gareggiare per partecipare se veramente si vogliono cambiare le condizioni della nostra città. Non farò apparentamenti, lo dichiaro ufficialmente, credo che la mia sia una squadra coesa, portatrice di stabilità, di coesione, e saprà da sola, senza cambiare alleati durante il tragitto elettorale, risolvere i gravi problemi che negli ultimi anni hanno rallentato lo sviluppo culturale, sociale ed economico della città, ridando tutti insieme, soltanto noi, soltanto quelli della coalizione di centrodestra che mi appoggiano, progettualità, rilancio, identità e dignità a Francavilla affinché possa tornare la regina che era una volta. Stesso quesito, Gianluca Mastrangelo. Chi vincerà al primo turno, se ci potrà essere un vincitore a Francavilla, o eventualmente lei con chi si apparenterebbe? Sulla prima domanda mi associo a quello che hanno già detto i miei colleghi, perché non sono un veggente, quindi non posso sapere chi vincerà al primo turno. Se posso fare una previsione, probabilmente il primo turno non deciderà. Il tanto sindaco, siete tutti testimoni, non deciderà il sindaco fare. Di Francavilla, probabilmente. Visto anche il numero dei candidati, si andrà ad un ballottaggio, cioè nessuno avrà il 50% più uno dei consensi a Francavilla. Per quanto riguarda la domanda sul ballottaggio e sugli apparentamenti, io faccio una premessa: la nostra azione politica è un'azione politica finalizzata, ha come filo conduttore la necessità di un ricambio nella classe politica, perché oggi, come ho già detto prima, dietro ai più grandi schieramenti che si presentano ai nastri di partenza c'è buona parte della classe politica che ha amministrato Francavilla negli anni. E non ultimo, altro obiettivo fondamentale della nostra azione è l'attuazione delle nostre idee, dei nostri progetti, perché il nostro programma è fatto di idee precise e di progetti precisi da portare avanti. Quindi sul tavolo ci sarebbe questo. Detto questo, noi ad oggi non abbiamo ancora pensato a questo aspetto. Sicuramente possiamo dire che le cose andranno valutate i numeri e il peso che avremo, che gli elettori ci daranno al primo turno. La mia domanda è assolutamente una provocazione, assolutamente, perché poi è una domanda che viene fatta anche non solo nei sui televisivi ma anche per la strada dalla gente, e quello che io ho detto qui è quello che rispondo. Magari tra l'altro siamo in stragrande anticipo rispetto, di solito quando ci si avvicina al 15 e il 16 le idee cominciano a essere più chiare, però il gioco lo faccio anche con lei.
chi vince queste elezioni al primo turno? Al primo turno vinciamo noi, ecco, rispondo anche provocatoriamente. Ecco, bene, se non vinciamo al primo turno, anche noi non faremo apparentamenti per il secondo. Così non è stato chiarissimo. Non è stato chiarissimo. Per l'affinità elettiva ci dovrebbe essere la affinità elettiva dovrebbe essere verso il centro-sinistra, ma vedo che c'è già una chiusura, non ci sono problemi, noi non avremo bisogno. Non è una chiusura, se si fa precisare, non è una chiusura dettata dallo schieramento, dal candidato. E il nostro è un discorso di coerenza, ecco, volevo solo far capire questo. Qui siamo tutti coerenti, evidentemente. Io e dopo staremo a vedere con l'avvicinarsi, no, sicuramente anche prima Daniele Damario ha detto che lui è una persona coerente, glielo riconosco, però è stato sempre coerentemente dalla parte sbagliata. Damario, non so, tanti amici, tanti nemici, tanta gloria, oppure ama come sport fare il parafulmine, non lo so, comunque al di là delle battute, stessa domanda, c'è la possibilità che lei vinca al primo turno oppure sta pensando a un apparentamento? Anch'io non ho la speranza di cristallo, quindi non so dire come finirà il primo turno. Un'idea ce l'ho, ma non la dico, l'ho scritta a qualche amico. Ho capito, quindi dobbiamo consultare il suo amico. Per quanto riguarda il secondo turno, innanzitutto sicuramente da stasera i francavillesi saranno più tranquilli, perché almeno appuriamo che non ci sarà l'incesto che si è avuto alle scorse elezioni, quando insomma, pur di vincere, il centro-sinistra si alleò con il centro-destra, cioè Carlo De Felice, pur di battere il nemico comune. Per quanto mi riguarda, sicuramente, e mi sembra evidente, non potrò... comune per Francavilla. Assolutamente, no. Sicuramente non ci saranno apparentamenti, sicuramente con il centro-sinistra, ma visto il modo in cui mi sono candidato, sicuramente neanche con Carlo De Felice. Quindi anche le affinità elettive, non dico francavillesi perché abbiamo capito che ci sono profonde diversità, ma di stampo nazionale, di politica nazionale e regionale, vi tengono distanti? Assolutamente sì, voglio dire, così come già dichiarato dal candidato De Felice. Quasi tutto. La politica accade tutto e il contrario di tutto, come sempre. Mi ritengo che stasera stiamo prendendo un impegno. Grazie, non so. Io non mi faccio sottoscrivere nulla, tanto ci state mettendo la faccia davanti alle telecamere, quindi non ci sono problemi. E poi avremo la possibilità per tornare a parlarne. Ma le immagini volano nell'etere. Rocco Storto, stesso quesito: chi vince questa elezione al primo turno ed eventualmente lei con chi penserebbe un apparentamento? Guardi, io spero che vincano i cittadini francavillesi per il rinnovamento, per cambiare il modo di gestire la politica. Chi vincerà non lo so, io spero, ripeto, che vincono i cittadini di Francavilla. Quindi saranno i cittadini di Francavilla giudici nel capire che cosa rappresenti davvero. Perché la nostra proposta è molto chiara. Il discorso degli apparentamenti, noi siamo un gruppo, non abbiamo padroni, siamo padroni di noi stessi, noi decideremo insieme al gruppo cosa fare, alla luce anche di quelli che saranno gli scenari successivi. Perché se ci dobbiamo diciamo, tappare il naso, fra virgolette, lo faremo dopo ampia analisi con la nostra base elettorale. Come non siamo così pessimisti, tappare il naso, un luogo che si usa per dire, fra virgolette, l'ho detto, non nel senso assolutamente, era una battuta questa. Per andare contro diciamo, le nostre origini, contro i nostri principi fondanti. Bene, io vi ringrazio per la vostra chiarezza, speriamo di aver fornito un servizio di comunicazione e informazione per i cittadini di Francavilla, che lo ricordiamo sono chiamati al voto tra il 15 e il 16 maggio, dopo 2 settimane eventualmente un turno di ballottaggio. Mi sembra che sia quella l'area che tiri, ma poi nelle urne può accadere qualunque cosa. Damario ha un'idea particolare, però l'ha scritta un suo collega, un suo amico, quindi per il momento anche lei ha scritto, cioè, anche Luciano. Anche tu hai scritto. Assolutamente no. Non hai scritto, ma quella che la manifesteranno i cittadini dentro l'urna. Perfetto, chiarissimo. Vi ricordo che avremo altri 2 appuntamenti con Francavilla, una riservata alle liste, alle 19 liste in competizione fra di loro, e un'altra trasmissione proprio a ridosso del 15 maggio con i 6 candidati a sindaco. Che vi ricordo sono Carlo De Felice, buonasera e grazie per essere stato qui da noi. Grazie a lei, buonasera. Che è sostenuto dalle liste dell'UDC, PDL, La Destra, Forza Francavilla, Forza del Sud e Futuro e Libertà per l'Italia. Grazie e buonasera a Gianluca Mastrangelo, sostenuto da 2 liste, Liberamente Popolare e Città in Vita. Grazie e buonasera a Michele Pezzone. Grazie.
Il nome è quello giusto. Buonasera, candidato sindaco sostenuto dalla lista del SEL. Grazie e buonasera a Daniele D'Amario, sostenuto dalle liste di Lega Nord, Giustizia Sociale, Viva Francavilla, Leali e Movimento per le Autonomie. Grazie e buonasera a Rocco Storto, grazie, candidato sindaco per la lista Aria Nuova. E grazie e buonasera ad Antonio Luciani, candidato sindaco per le liste del PD, Francavilla Cambia, Luciani Sindaco e Italia grazie dei Valori. A lei. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, l'informazione e la comunicazione politica continuano su 6 News. Arrivederci.